Mario! E con quanto Mario! tempo è che ti ho E quanto tempo è? detto? Te volevo dire una cosa che mi è successa ieri. Come stai? Stai? Sto bene, però fammi dire questa cosa. Ha visto che io tutti i giorni io la rispetto e vado a guardare le galline, no? Che c'ho un gallinaro un po' fuori da caprarola. Come tutti i giorni ho preso la vespetta, ho calcato lo cicchietto da magnà delle galline e sono partito. E ho andato bene. E quanto mancavano un par di 100 metri per arrivare? A un certo È arrivato quasi. momento. Quasi sì. A un certo momento. Pa! T'hanno sparato? Ma che hai sparato? La cannella ha fatto sedere la pallarella. La Ah. rispetta morta, morta. E allora ho provato in tutti i modi, niente, era morta. E allora poi ho cominciato a preoccupare, dico, perché e le galline mie, quando sono le 9 e un quarto spaccate, non mi vedono. E quelle si cominciano a agitare, e dove sarà Antonio? E che le sarà successo Antonio? Cominciano a stridere. E allora io mi agitavo, capito? Ecco. A un certo momento, quando ho visto in lontananza sulla strada una bicicletta che veniva verso di Da sola? me. Ma che da sola, bicicletta da sola, c'era un qualcuno sopra. E più si avvicinava, più ho capito che era una ragazza, una bella ragazza con la magliettina bianca attillata, che le si vedeva tutte le forme. Lì i pantaloncini corti, 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 che si un ce leva su, era quello uguale. Bella, più si avvicinava e più era bella, c'era i capelli neri, gli occhi verdi. A un certo punto ha inchiodato quando stava lì davanti a me, mi dice: posso essere utile? Dico, la vespetta è morta, le galline stanno aspettando, dico, non so come fare. Dice, no, non ti preoccupare, dice, sali sul sedino dietro, era una bicicletta quelle da femmina senza canna. Dice, sali dietro e io, dice, sto sui pedali e pedalo e dico, te ringrazio. Scusa, E ho cominciato un pezzetto di discesa a mu bene. A un certo punto lì la salita si è rizzata su, lì i pedali e cominciata una botte qua, una botte là, c'è proprio. L'odorendo dinanzi al muso mio, io ho cominciato a sudare. Sì, eri tu, non sudavi. Io mi squagliavo, no? Te squagliavi come una cannella, sì, eri tu. Ma A un senza certo cacca. momento, dico, ecco, dico, signori, Scusa, ma arriva ancora il mio senza. granellaro, 50 metri, dico, le galline già mi hanno conosciuto. E quando a un certo punto. Ha sterzato a destra, c'è un stradelletto che va dentro al bosco, dico, e dove vai? Dico, che le galline stanno lì a aspettare. Dice, non ti preoccupare, le galline possono aspettare ancora un po'. Certo. Ha posato la bicicletta addosso a una pianta e cerqua, e si muove dietro da un cespuglietto, e non se ne va la magliettina, e me l'ha lanciata sul muso. Dico, Tutte succedono. ma che idea c'ha ora questa qui? Dico, stiamo un po' a vedere che idea c'ha questa qui. E tu che l'hai detto? E che l'ho detto? Ho cominciato a gnotti che mi stava a finire lo sputo sulla bocca. A un certo momento si è levata ai pantaloncini e me l'ha lanciata sul muso. Dico, oh, c'è qui, qui mi C'aveva fai. che cosa Se, dentro le saccocce? Perché se c'ha che cosa te fa No, cosa? erano fini, proprio sciucarelli, sciucarelli. Dico, qui l'affare se ingrossa, dico, che ora fa questa cosa? A un certo punto se l'aveva dato l'oreggisino e me l'ha lanciata sul muso. Ho fatto tempo a scansarmi perché si mi piace un occhio su una tempia e me rovina. Erano quelli a barconcino, capito? Sta attento che con quelli a barconcino, lo ferretto, se ti pia sulla tempia,
te lucca e che se muore me lo rovina per sé e mi sono scansato. A un certo momento comincia a sudare proprio dalla capoccia, io sto a sentire, le budella lo cuore si sentiva da là di fuori, ha capito? E si è ridotto, penso che è uguale che facevi. E io gronna già. Vedi, solamente a sentire già sudi. Sta a sudare. A un certo momento si è levata le mutandine, me ha lanciate sullo muscio, si è messa lì così, dice, adesso dice, prendi tutto quello che vuoi. E tu tocca che ha fatto? Io ho preso la bicicletta e sto io a guardare le galline. E tu hai fatto bene, che cazzo ci facevi con le mutandine?